Io sottolineerei il fatto che comunque tutti e due i gol sono arrivati con giocate corali, secondo me, molto interessanti, di rimessa, molto interessanti e di qualità, perché se li, quando poi li, si rivedranno negli highlights, eccetera, si può sottolineare questo, che sono arrivati veramente con coralità e con qualità. Oltre i tre punti, anche il fatto che siamo tornati a vincere e a segnare in maniera bella con due giocatori che l'hanno messa, Damiani e Felici, nuovi acquisti, quindi anche un plauso alla società per questi due acquisti. Sono soddisfatto perché sono tre punti fondamentali, però non bisogna abbassare la guardia. Io inviterei i giocatori del Palermo a guardarsi la vittoria di Nadal agli Australian Open, perché non ha mollato, non ha mollato, e il Palermo non deve mollare in una parte di stagione molto importante, vincendo anche contro il Messina. Chiaro? E voglio sottolineare che credo che quello di Damiani sia il primo gol di un centrocampista quest'anno nel Palermo, che è un tema che abbiamo analizzato in tutto il girone d'andata, cioè quello che il Palermo non segna mai con i centrocampisti, che i centrocampisti del Palermo, che al Palermo mancavano soprattutto i gol dei centrocampisti.